L'assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini si è recato presso il cantiere della nuova rotonda di Porta Elisa, insieme ai rappresentanti della Federazione Associazione Nazionale Disabili, per valutare l'effettiva accessibilità agli attraversamenti pedonali, dopo che nei giorni scorsi erano stati sollevati dubbi riguardo l'effettivo abbattimento delle barriere architettoniche al termine dei lavori. Massimo Diodati, Salvatore Piliero, Vincenzo Pierucci, Max Mallegni e Paolo Bonassin, i componenti della FAND, hanno così potuto vagliare di persona il lavoro in corso e apportare suggerimenti sugli interventi da effettuare. I rappresentanti hanno potuto così verificare che il progetto della rotonda prevede che tutti gli attraversamenti siano a raso, con ribassamenti sui marciapiedi laterali. La ditta esecutrice ha dimostrato una grande disponibilità, assicurando la massima attenzione a garantire passaggi totalmente accessibili, anche integrando a proprie spese eventuali mancanze di finanziamento per il completamento delle opere. Sì, vedo che le associazioni dei disabili hanno giudicato positivamente tutti gli attraversamenti pedonali, sia quelli fatti e sia quelli che ci saranno da fare. Saranno completi tutti quanti entro la fine di ottobre. Quindi di fatto quando saranno ultimati si potranno attraversare tutti i vari attraversamenti in maniera positiva e in maniera sicura anche.